Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Aurora Ramazzotti protagonista di una confessione social molto particolare, che ha scatenato la reazione delle sue fan. La primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Diventata mamma di Cesare Augusto, nato dall'amore con il compagno Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti è ancora alle prese con le scoperte dell'essere genitore. Negli ultimi mesi la giovane influencer ha condiviso con i propri follower il lieto evento, mostrando tutte le sfaccettature della gravidanza e del periodo di recupero del corpo di una donna, evitando di raccontare una realtà non vera ed eccessivamente instagrammabile. Aurora Ramazzotti ama coinvolgere anche la madre Michelle Hunziker, presenza fondamentale durante il percorso della neomamma, con la quale condivide e alla quale racconta i suoi stati d'animo. Diventata nonna insieme all'ex marito Eros Ramazzotti, la showgirl svizzera è riuscita a trovare la congiunzione perfetta tra la vita da nonna e da mamma di due bambine ancora piccole e quella lavorativa. Grazie all'esperienza accumulata con la nascita delle sorelle minori Sole e Celeste, rispettivamente nate il 10 ottobre 2013 e l'8 marzo 2015, Aurora Ramazzotti riesce a gestire con successo il figlio e dispensa consigli utili anche online. Su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ha creato una community in cui confrontarsi e chiedere consigli sulle varie fasi della gravidanza, combattendo il senso di solitudine e di paura che certi momenti possono generare. Aurora Ramazzotti casca nella trappola, arriva la confessione sui social. L'ironia di Aurora Ramazzotti è nota a tutti i suoi follower, i quali grazie ai contenuti postati dalla giovane neomamma, riescono ad identificarsi e a ridere dei propri comportamenti. Recentemente, Aurora Ramazzotti ha pubblicato una storia Instagram in cui parla apertamente dell'impossibilità di gestire i propri capelli. La giovane influencer, a quanto pare, è caduta nella trappola di realizzare un ciuffo particolare, dimenticandosi della difficoltà di gestire la folta chioma. E chissà cosa penserebbe la me del 2020 se avesse saputo che 4 anni dopo sarei cascata nuovamente nella trappola del ciuffo malefico dimenticandomi che non so assolutamente gestire i miei capelli. Questo lo sfogo social di Aurora Ramazzotti sulla gestione impossibile della propria acconciatura. La tematica ha attirato molte seguaci della neomamma, le quali hanno raccontato la propria esperienza personale, soprattutto nel momento della gravidanza e subito dopo il parto.